In occasione del ritorno in TV del commissario Montalbano, la RAI ha trasmesso il nuovo episodio La giostra degli scambi. La settimana prossima presenterà Amore. Le nuove puntate della serie hanno fatto la felicità di tanti telespettatori che non vedevano l'ora di rivedere Luca Zingaretti nei panni del famoso commissario. La serie è famosa anche per aver da sempre presentato gli splendidi scenari della terra siciliana. Andiamo a scoprire insieme i luoghi del commissario Montalbano e i posti più belli dove è stata girata la fiction di Rai 1. Santa Croce Camerina è da tempo la meta di tanti appassionati dei romanzi di Andrea Camilleri e dello sceneggiato televisivo Rai. È sede della casa di Montalbano e si trova a Punta Secca, una frazione del comune in provincia di Ragusa. Un altro luogo al centro della serie è Scicli, città della quale è innamorato lo stesso Zingaretti e dà vita alla fiction avvigata. Il palazzo del commissariato che vediamo nella serie è in realtà il municipio di questa piccola città. Poi la meravigliosa città settecentesca di Noto compare spesso nella serie di Montalbano, dove rappresenta la sede del carcere di Vigata. Ad essere stati utilizzati sono soprattutto gli interni del palazzo di Lorenzo del Castelluccio, decorati da splendidi affreschi. Immancabile, chiaramente, Ragusa, nel capoluogo, ha sede il castello di Donna Fugata, dove più volte il commissario Montalbano ha incontrato il boss Balduccio Sinagra. Memorabile anche il suo labirinto, dove è stata girata la puntata La gita a Tindari. Il commissario Montalbano odora di Sicilia in ogni suo secondo, tanto che le sue storie sono ambientate in tutta l'isola: Modica, la Val di Noto, San Vitolo Capo, Tindari, Favignana, Siracusa, Comiso, Vittoria e Ispica.